Nel 2007 il World Cancer Research Fund, in collaborazione con i massimi esperti mondiali che studiano la relazione tra alimentazione e cancro, ha stilato un decalogo basato su evidenze scientifiche, cioè i dati di laboratorio e di epidemiologia raccolti in anni di lavoro. Ecco i 10 comandamenti della salute che ci possono aiutare a prevenire il cancro. Guglielmo, allora, abbiamo descritto i 10 comandamenti per restare in salute, per prevenire il cancro. Ok, io però ho solamente una cosa da dire, ossia... c'è stata quest'intro, sì. Bellissima, ma in parole povere, perché ci stavano tutti quanti quei termini che io non ho ben capito. Non hai captato fino in fondo il messaggio? No, ma la mia intelligenza da proprio scimmia, ancora poco evoluta, non mi fa arrivare a comprenderlo. Cioè esistono effettivamente dei modi tramite gli alimenti, quindi non per forza i medicinali o comunque delle cose... invasive sotto quel punto di vista, per poter vivere in salute e prevenire addirittura il cancro. E non riguarda soltanto gli alimenti, ma a 360 gradi la nostra vita, perché comprende lo stile di vita. Quindi è veramente un qualcosa che dovremmo tenere presente tutti i giorni, anche durante, non lo so, una merenda, un'attività che possiamo fare con gli amici nella giornata. Ok, abbiamo coinvolto i tuoi colleghi youtuber per spiegare il WCRF. Che cosa bella, posso dirlo. Potevate coinvolgere chiunque, avete coinvolto invece delle brave persone, delle persone che sul web già stanno e che veramente secondo me sono giuste. E la prima è matematica, che ci parla dei chili di troppo. Io pensavo dei seni, però va bene lo stesso. No, dei chili di troppo, perché purtroppo avere chili di troppo risulta essere dannoso anche a favore proprio del cancro. Infatti, mantenersi snelli significa mantenersi in salute. Obesità e cancro infatti vanno a braccetto e ciò è dovuto a diverse ragioni. In poche parole, gli estrogeni che aumentano il rischio di tumori si accumulano nel tessuto adiposo. A ciccia. Ovviamente ciò non significa che digiunare sarebbe la soluzione migliore, perché ciò comporterebbe comunque degli squilibri molto molto nocivi alla salute. Ma mi viene un dubbio, Gu. Ma pratichi sport? Cioè ti muovi? Sì. Guarda, spesso sì, mi muovo. Sì. Mi muovo e... Bevi. Questo è movimento. Bevi. Ascolta Nirchio, guarda Nirchio. Guarda che io sono una persona sportiva, molto sportiva. E sentiamo, quale sarebbe il tuo sport? Salto in lungo sul divano? Allora, io vorrei un attimo però fare un appello alle persone che ci stanno guardando, ecco. Io i Nirchiop li ho conosciuti, ve lo posso giurare. Sono andato da loro a Taranto per una casualità, ecco. Siamo usciti fuori, mi hanno portato, ho fatto una... mi sono mosso, ho fatto 15 minuti di passeggiata. Beh. E poi mi hanno parlato della puccia. La puccia è una specie di pizza così che ti mangi da solo. Dentro ci sono le patatine fritte, il ketchup, la maionese, ci sta la salsiccia, se non sbaglio ci sta molto probabilmente, non lo so. Fermati. Lo apri e escono forme di vita fuori da quella puccia. L'unica fortuna dei Nirchiop, diciamolo, di Nicola comunque, l'avete visto nel video. Beh. È che secondo me lui va in bagno e fa impallinire quel povero water, perché al di fuori di quello tutto quello che mangia esce. È il suo miracolo, ecco, è il suo miracolo. E per fortuna, perché mi hai descritto un alimento che è veramente troppo calorico, che infatti è il nostro terzo punto del nostro decalogo. Ossia mangiare alimenti poco calorici, perché siamo troppo ricchi nella nostra dieta di alimenti ipercalorici e quindi poveri di nutrienti. E oggi ti insegno proprio una piccola merenda da preparare che invece ha tantissimi nutrienti. Vuoi illustrare gli ingredienti? No, allora, allora, questo qui è uno dei sogni che io sto coronando della mia vita, quello di illustrare gli ingredienti, come però fanno nei programmi di cucina, voglio fare. Va bene, puoi farlo. Allora, aspetta, sono pronto. Per preparare questa ricetta avremo bisogno di tonno all'olio extravergine d'oliva, del latte di soia. Non zuccherato, che fate i furbi, li conosco. Dell'olio di mais e di semi, va benissimo. Dell'insalata. Scusa, non la riconosco. Dell'insalata, questa sconosciuta.
che potete prendere di stagione. Comunque in questo caso non l'abbiamo presa al supermercato, l'abbiamo lavata. C'è busta lavata. Bellissima. E infine del pane integrale all'olio extravergine d'oliva. Cominciamo allora. Prima però la clip degli Akamat. No. Caro Luca, come ben sai, i nostri nonni mangiavano molto meno di noi. E chi faceva pasti più calorici era chi svolgeva lavori fisicamente molto più faticosi. Come mio nonno faceva l'agricoltore. Esattamente. Il tuo stile di vita invece, sedentario e ipercalorico, ti pone a rischio innanzitutto di obesità. Sì, ma scusi, detto da lei mi sembra strano, si vede un po'. Vabbè, ma adesso il problema sei tu qui. E in secondo luogo ti pone a rischio di cancro. Sì. Perché i cibi troppo cotti, fritti e grassi, come ad esempio gli hamburger. Però sono buoni. Lo so che sono buoni, ma fanno male al tuo organismo, come all'organismo di tutti noi. Che bravi gli Akamat, ci sono piaciuti. Bravi, oh. Bravi davvero. E ci permettono anche di introdurre la quarta regola del nostro decalogo. Andare a Torino. No, mangiare più frutta e verdura. Ah, ok. La dieta vegetariana ha grossi lati positivi, ma l'ideale per la salute sarebbe assumere 2-3 volte alla settimana carne fiorentina. Vabbè. E prediligere frutta e verdura. Broccoli, mandarini, cipollotti, meloni, uva. Perché in carciofono... La prossima regola... Scusa, ma questo lo chiami cucinare, tagliare due pagnotte? Ma no, tra un po' ti farò anche la maionese. Dobbiamo allestire un bel tramezzino, caro. Wow! E certo, ci mettiamo al lavoro in maniera... Sì, però cerchi di essere più preciso, Marco. Sai cosa ci racconta Tutto Fadado? Allora, devo fingere di non saperla o posso dire che ci parla delle carni rosse, del consumo che dovremmo avere di queste? Dovremmo fare? No. Sì, è giusto. Perché dovremmo limitare il nostro consumo a 500 grammi alla settimana. Però guarda che si può fare, perché le proteine, come vedi, possono anche arrivare anche dal pesce. Sono proteine più sane, contengono anche grassi molto più buoni, che vogliono bene la nostra salute. Guarda Tutto Fadado. Le carni in generale, e specialmente quelle rosse, durante la digestione nel tratto digerente formano delle scorie tossiche, quindi aumentano le probabilità di ammalarsi di cancro. Queste inoltre aumentano la quantità di grassi saturi nel sangue, di colesterolo, insomma, i grassi cattivi. Questo aumento di colesterolo favorisce il presentarsi di tumori alla mammella e ai polmoni. Vorrei precisare una cosa, anche noi uomini abbiamo le mammelle. Allora, signor Bianchi, tutto questo è molto molto poetico, ma... Poetico e salutare, le direi. Uova, cioè le uova stanno nella maionese. E ci stanno però nelle tue abitudini, perché la maionese può essere anche fatta senza... l'utilizzo delle uova, quindi abbassiamo anche i grassi e arricchiamo di grassi insaturi questo splendido prodotto. A questo punto perché non diluirla con della carta o del cartone? Ma no, guarda, ti accorgerai che è buonissima, però intanto ti fa anche del bene, quindi vai. Puoi mangiare bene, goloso, però anche sano. Ci serve una parte di latte di soia, un pochino di aceto di mele o anche aceto di vino, quello che vuoi. Ah, ok. E basta un cucchiaino per rendere l'acidula. Puoi anche usare il succo di limone. E ah. Poi sale e pepe. Vai. Oh, con moderazione il sale, No. Anche il sale. Eh sì. È uno delle regole. Infatti guarda da Jimmy Tasselmetter. Sapevate che riducendo l'uso di sale si possono prevenire un sacco di malattie come la polmonite, l'itterizia, il tumore allo stomaco, l'indigestione e la stitichezza? Beh, ovviamente ne gioverà anche la vostra memoria. Allora me lo lasci il tuo numero? 3, 4, 8, 4, 3, 4... Oppa... Vabbè, non importa, io devo scappare, poi ci sentiamo! Cazzarola, ma perché ho messo il sale nella bistecca oggi? Sapevate che il nostro organismo non ha bisogno di sale? Anzi, se vogliamo dirla tutta, è proprio tossico. La settima regola è quella di limitare il consumo di alcol, soprattutto le bevande super alcoliche. Va bene, soltanto un po' di vino rosso. Ok, chi è lo youtuber che ne parla? Michael Orrini. Gola, esofago, fegato. Questi sono tra i punti più a rischio quando si usano sostanze di alcol in maniera eccessiva. Infatti, se assunte in maniera eccessiva, possono aumentare il rischio di cancro. Quindi che cosa dobbiamo fare? Una sana alimentazione. Le bevande alcoliche non sono molto raccomandate. Ridurre i consumi di vino, alcol, come ridurre i rischi possiamo assumere, ovviamente se smettiamo. Quindi, tanta forza di volontà, portafoglio più pieno e salute migliorata. Facciamo un esempio. Ciao a tutti, io sono un esempio. Ecco,
Questo schiaffo non mi ha fatto male, ma se ne avessi avuti 7 in pochi secondi di potenza totale. Posso avere una musica soft? Com'è questa maionese? Maionese sensuale. È buonissima. Porca miseria, sei buona. Guarda, non sta bene, eh? Sì. Sai che Cane Secco, infatti, è il protagonista anche del prossimo clip, ma anche lui sfrutta il dito. Amici, volete venire a mangiare un po' di frutta con me? Zitto, sfigato! 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 Ora sono solo. Non so bene dove siano finiti i miei amici, però mi sono giunte notizie terribili. Ragazzi, cercate di non fare una vita di errori poco salutari come loro. State attenti a cosa ingerite. Sì, il dito parla chiaro. Il morbo del fritto e rifritto colpisce troppe dita ormai. Bisogna fare qualcosa. Quali sono i cibi? Alimenti ricchi di vitamine e fibre, tipo frutta, verdura, o alimenti integrali, legumi, soia. Soia! Pesce, meglio della carne, verdura, frutta, Beh, è stato proprio quel giorno che ho capito che non l'avrei più recuperati. Andavano incontro ad un inesorabile declino. Scusate. Ultimo tramezzino e anche ultima clip, che è quella di Alice Lycaudry che ci parla dell'allattamento al seno. Ma perché è incinta? Congratulazioni, Alice. Congratulazioni. Io so che tantissime donne decidono magari di non allattare al seno. Diciamo che si sa che l'allattamento al seno è un pochino faticoso, un po' perché diciamo la donna deve in qualche modo essere totalmente disponibile per il bambino. Alcune donne, si ha in previsione di questo, che soprattutto del rischio, della possibilità che il seno si rovini. Si rovina il seno. In realtà non è così, così sicuro, così certo, perché le donne pensano che si abbia comunque uno svuotamento del seno e che i tessuti si rilassino una volta finito l'allattamento. Non è necessariamente così. Diciamo che il seno subisce durante tutta il periodo di gravidanza e ovviamente anche l'allattamento un rimodernamento completo, nel senso che va incontro a una serie di trasformazioni soggetto a stimoli ormonali che si completano in qualche modo con l'allattamento. Pare che il seno proprio dopo il parto inizia ancora prima della montata lattea a produrre un liquido sieroso chiamato colostro, che è ricchissimo di nutrienti e di anticorpi che vengono passati al bambino. Il bambino riconosce la mamma anche solo dall'odore della pelle. È qualcosa che forse se la natura ci ha insegnato ci sarà un motivo, insomma. Guglielmo, direi che i tuoi colleghi youtuber sono stati veramente bravi a raccontarci quelli che sono i 10 comandamenti della salute per prevenire il cancro, no? È vero, sì. E dimmi un po', tra tutte le regole, insomma, mangiare tanta frutta e verdura, fare movimento, ridurre quelli che sono i cibi ipercalorici e poveri di nutrienti, cosa ti è piaciuto di più? Bella. Ma no, facciami serio un secondo. Allora, secondo, non è tanto una regola che ti colpisce. Quello che ti colpisce è il fatto che comunque esista un modo per farti del bene. Ok. Ok, non è scontato. Spesso noi siamo abituati a pensare che comunque il cancro arriva, ti becca, punto. Cioè, ti tocca con la mannaia ed è finita lì. Diciamo che forse il messaggio è: esiste un modo per potersi voler bene, che vuol dire che non esista una si cura può prevenire il cancro? Esatto, semplicemente mangiando meglio. Sano. E ho mangiato anche gustoso? Sì, diciamo che sono più facili da mangiare che da preparare, però comunque questo qui credo che sia tutto più facile. No, diciamo che forse la cosa veramente importante è che è ovvio che non è comodo quanto andare in un fast food, comprarsi il primo pacchetto di patatine fritte che ti capita, la macchinetta è fatto. È meno comodo, però allo stesso tempo bisogna un attimo mettere sul piatto della bilancia uno sforzo per se stessi e, diciamo, una malattia che comunque sì, fa del male. È vero. Perché se no uno potrebbe sempre fare lo stesso discorso su tutto. Magari potrebbe dire, sai, ti dico, se io oggi esco e comunque tanto mi beccherò gli insulti delle persone, se devo andare a scuola perché tanto mi prendo per il culo, non mi sveglio e rimango a letto tutto il giorno. Quindi voglio dire, credo che alla base ci sia un, se ti vuoi bene, questo è
Poi questa farlo, è una insomma. Delle tante cose, è sì. Una delle tante cose. Bravo, dici bene perché è una delle tante, perché c'è ancora un'ultima regola. Mantenersi snelli per tutta la vita. È molto importante controllare spesso il proprio indice di massa corporea. Mantenersi in movimento sempre, ogni giorno, di attività aerobica aiutano a mantenere il metabolismo attivo, limitare il consumo di alimenti densamente calorici, di bibite gassate, zuccherati, precotti e confezionati. Mettiamo sempre nel nostro piatto un alimento di origine vegetale. 5 porzioni quotidiane, circa 600-700 grammi tra frutta e verdura. Limitare l'uso di carni rosse. Evitate anche quello di carni conservate e lavorate. Limitare il consumo di bevande alcoliche. Un bicchiere di vino al giorno per le donne e 2 per gli ometti. Limitiamo il consumo di sale a favore delle spezie e delle erbe aromatiche. Leggiamo sempre le etichette. Variando la nostra dieta possiamo evitare il consumo di integratori. Per il gentil sesso, quando è possibile, allattate al seno i vostri bambini per almeno 6 mesi. Farà bene a voi e al vostro bimbo. Ultimo, ma non ultimo, non fumare. Ma questo lo sapevate già, vero?